Aggiungi alcune emoji alla tua vita. Sono gustose e divertenti. Stiamo scrivendo un sacco. È una sparatoria di emoji. Ma ciò che facciamo prima di andare a dormire influenza i nostri sogni. Vorrei ordinare della limonata, ma ho bisogno che sia speciale. Sbuccia due limoni e un lime. Tritali. Mettili in un frullatore. E aggiungi mezza tazza di zucchero. Aggiungi l'acqua e mescola. Filtra la limonata. Attacca gli adesivi emoji alle bottiglie. Metti alcune fette di limone e ghiaccio. Versa la limonata. E infilaci le cannucce. Ed ecco la mia limonata! Oh, è gelida! Questa temperatura è troppo bassa per me. Posso avere un po' di limonata calda invece? Oh, molto meglio! Signorina, mi sono innamorato nel momento in cui ti ho vista! Dove stai andando? Ho finito di discutere con te. Leggi la mia risposta sul tuo piatto. Sbuccia due avocado. E tritali. Mettili in un frullatore. Aggiungi erbe fresche. Sale. Succo di limone. Pepe macinato. Frulla gli ingredienti. Taglia le parti del viso emoji dalla buccia. Ricopri una galletta di riso soffiato con il composto. Posiziona una faccia emoji triste in cima. Servi con un uovo sodo. Questa galletta di riso è così... nutriente? Ho ricevuto il tuo messaggio. Basta litigi. Oggi mangeremo pancake per colazione e sono fatti con amore. Mescola un uovo, 250 g di panna liquida e 2 cucchiaini di olio vegetale. Frusta. Aggiungi 4 cucchiai di zucchero, una tazza di farina e un cucchiaino di bicarbonato di sodio. Prepara l'impasto. Friggi i pancake in una padella non unta. Mettili su un piatto facendo una pila. Metti le gocce di cioccolato in una busta Ziploc e sciogliele in acqua calda. Disegna un emoji col bacio con il cioccolato fuso sul pancake superiore. Aggiungi un cuore con la glassa rossa. Decora il piatto con i cuori. Servi le frittelle col dolce topping. Questo è un messaggio pancake. È fantastico! Ti meriti un bacio speciale! Gli amici sono impegnati a giocare, ascoltare musica e parlare al telefono. Mi ricordano qualcuno. Taglia un cerchio dal pane di segale. Quella sarà la testa della scimmia. Fai 3 pezzi. Taglia le orecchie semicircolari. E le zampe. Prepara pezzi di viso e orecchie con il formaggio. Taglia le olive e mettile come occhi e naso. Copri i volti con le zampe. Copia le espressioni delle emoji. Taglia le bocche da un pomodoro.
amici, guardate il piatto e rispecchiatevi. Godetevi i panini. Questa scimmia è deliziosa. Grazie, Alex. Il pranzo è un'occasione perfetta per parlare con i tuoi amici. Alex è scortese con la cameriera. Oh, non è molto carino da parte tua. Non essere sorpreso quando arriverà il tuo ordine. Metti in microonde 90 g di marshmallow per un minuto. Aggiungi 60 g di cocco grattugiato finemente e 60 di cioccolato fuso. Aggiungi i coloranti alimentari e mescola. Attendi che la massa si raffreddi e arrotolala con le mani. Modella la spirale. Fai gli occhi con la glassa sulla carta pergamena. Correggi la forma con uno stecchino. Metti gli occhi e la bocca sul torroncino. Cos'è questo? Ho ordinato un dessert! E questo non sembra molto gustoso! Ma sa di marshmallow! Questo film non è per i deboli di cuore! Fantasma malvagio! Ma puoi lasciare il cibo! Aggiungi sale all'acqua bollente. Cuoci il riso. Fai una striscia spessa con un foglio di alluminio. Disegna la sagoma di un fantasma emoji su carta. Ritagliala. Piega l'alluminio per creare il contorno del modello. Posiziona lo stampo su un piatto e compattaci dentro il riso. Rimuovi con cura lo stampo. Aggiungi colorante alimentare nero alla salsa di soia. Dipingi la faccia del fantasma. Crea una lingua di rafano colorato. Il riso è molto salutare. Non ho paura di niente finché mangio. È ora della consegna di cibo online! No, non quello! Oh, ciao ciambella cattiva! Aspettami, devo prima lavarmi le mani! Mescola 60 g di scaglie di cioccolato bianco e 30 di panna calda fino a quando il cioccolato non si scioglie. Sciogli 70 g di marshmallow in un forno a microonde. Unisci le miscele. Rendi le viola col colorante alimentare. Immergi una ciambella nella glassa. Taglia un marshmallow in diagonale. Attacca i pezzi per fare le corna. Falla sembrare la testa dell'emoji diavoletto. Ricopri le corna di glassa. Aggiungi una faccia col cioccolato fuso. Sento come se ci fosse del cibo da qualche parte qui intorno. Wow! La mia emoji preferita! Oh, ha un sapore così viola! Chi ha mangiato il mio dolcetto?
Sono stato io! Santa salsa! Questo è quello che ti succede se chatti troppo a lungo! Vedo feste ovunque! Stendi la pasta di pan di zenzero. Attaccaci un'immagine stampata di una ballerina e ritagliala seguendo il contorno. Cuoci per 15 minuti a 180 gradi. Ricopri il pan di zenzero con la glassa colorata quando si raffredda. Definisci i contorni. Anche un biscotto trasformato in emoji. Questo è ovviamente un segnale che devo andare a una festa stasera. Questa limonata è troppo acida. Possiamo risolvere la situazione? Prova il nostro piatto estivo, l'anguria emoji. Taglia la parte superiore di un'anguria, tira fuori la polpa. Attacca gli adesivi della faccia emoji alla buccia. Ritagliali seguendo il contorno. Togli i semi dalle fette di anguria. Ritaglia i cuori usando un tagliabiscotti. Riempi l'anguria con i cuori. Questa anguria è piena d'amore! Questo è possibile solo nel nostro emoji caffè! La nostra limonata è ora molto più gustosa! Ti piace mandare SMS con gli emoji? Allora ti piacerà sicuramente questo caffè affettuoso! Versa il caffè con il latte in una tazza. Applica uno strato di panna montata sulla parte superiore. Aggiungi colorante alimentare giallo a un po' di panna montata. Mettila nella tazza di caffè. Dipingi gli occhi a cuore sulla parte superiore con colorante alimentare. Ha un sapore così dolce! Ma manca qualcosa! Aspetta! E qui ci sono i tuoi cracker! Aspetta un minuto! Verifichiamo prima quanto conosci le emoji! Mescola 3 cucchiai di panna acida e 60 g di burro morbido. Aggiungi mezzo cucchiaino di sale e paprika. Mescola con una frusta. Metti 160 g di farina. Prepara l'impasto. Stendilo in uno strato sottile. Metti le emoji stampate. Taglia l'impasto seguendo i modelli. Premi i dettagli con uno stuzzicadenti. Cuoci i cracker per 10 minuti a 200 gradi centigradi. Prova a indovinare quale emoji sto mostrando con gli occhi chiusi. Questa? Sì, hai indovinato! Tocca a te! Possiamo parlare il linguaggio delle emoji anche con gli occhi chiusi! Wow! Che dolce sogno emoji! Ti è piaciuto il nostro cibo ispirato alle emoji? Facci sapere nei commenti quali emoji ti piacerebbe cucinare! E non dimenticare di mettere like a questo video, di iscriverti al nostro canale e di fare clic sulla campanella, in modo da non perdere le nuove brillanti ricette su TrumTrum!